La piaga del bracconaggio, in particolare quella della fauna ittica protetta, è presente in Abruzzo da almeno 20 anni. La nostra regione è terra di conquista per gente senza scrupoli, proveniente in particolare dalla Campania, ma anche dai paesi dell'est, che organizza vere e proprie spedizioni sia sulla costa che sulle aree interne. Polpi, granchi, ricci, manche e soprattutto anguille di vetro, una specie rara presente nei nostri fiumi, che viene prelevata anche in tenera età per poi essere allevata a scopi alimentari. Per contrastare questo fenomeno, a supporto di carabinieri forestali e presto anche della Guardia Costiera, con una specifica convenzione, la Guardia Civile e Ambientale, che opera in Abruzzo da 5 anni, con una convenzione con la Regione Abruzzo. Un esercito di volontari che svolge una preziosa attività di controllo, appostamento e segnalazione. Solo nel 2022 sono state denunciate alle autorità ben 25 persone. In questo weekend incontro con la popolazione in Piazza Salotto a Pescara per illustrare e promuovere la propria attività. Queste persone ora hanno capito che qua c'è questo tipo di attività. Ma c'è un fatto, è che il bracconiere non si ferma, non si ferma. E per prendere un bracconiere ci vogliono mesi e mesi di lavoro, mesi di appostamento per capire dove sono le postazioni, come operano e come arrivano. Perché ogni volta che loro partono, che sono, chiamo, queste bande organizzate, ben organizzate, di tutto e di più, tant'è vero che abbiamo anche qui alcuni attrezzi che abbiamo sequestrato a loro, praticamente arrivano qua in 16 persone, 3-4 macchine, e qui si dividono. Noi siamo fortunati perché nella provincia di Pescara attualmente abbiamo fatto una tavola rasa. Un supporto soprattutto di natura culturale è quello della Federazione Ornicoltori Italiani, che opera a braccetto con le guardie civili e ambientali, in particolare per la tutela delle specie rare di uccelli, molte delle quali presenti in Abruzzo, il presidente nazionale Antonio Sposito. Noi non abbiamo dotazioni di organi di controllo, ma abbiamo però delle dotazioni culturali, abbiamo delle dotazioni cognitive. Noi agiamo con una didattica anche di base, agiamo nelle scuole, cerchiamo di creare consapevolezza, di creare cultura, di creare cioè tutte quelle dimensioni che occorrono per fare in modo che già un bambino, che già un bambino possa avvicinarsi a questo mondo utilizzando dei parametri che sono dei parametri a favore della natura e non contro la natura.